Mati, ciao, solo un saluto per i tifosi. Ciao. Un saluto per i tifosi della Juventus. Ciao, ciao, grazie. Sei Mancherà felice? Qualcosa della Juve. Siamo rientrati alla base torinese, lo vedete alle mie spalle, non c'è più il giardino di Erlangen nell'Herzo Base dove ci siamo divertiti in questa settimana che sta per finire, ma siamo tornati alla piena operatività. Perché? Perché il mercato è in fermento, il mercato è in entrata, come avete potuto notare dalle ultime notizie con Todibo, ma anche Coop Miners. Soprattutto però è il momento di spingere sul mercato in uscita di Neuhausen, che arriva, che va al Bournemouth, e poi Mathias Soulet, situazione che si è sbloccata nelle ultime ore, situazione che la Juve aspettava di definire da un po' di tempo. E quest'oggi c'è stata la partenza dell'esterno argentino, direzione Roma, direzione capitale, direzione giallorossa, un'estate di fatto a trattare con la Roma, che l'aveva adocchiato sin dagli scorsi mesi, e poi è stata decisiva la volontà dello stesso esterno bianconero, che non ha mai trovato effettivamente una collocazione all'interno della Juventus e che in questo momento raccoglie la prima vera grande sfida della sua carriera, una sfida che dovrà vederlo però comunque centrale all'interno dello scacchiere di Daniele De Rossi. Proprio con De Rossi più volte Mathias ha parlato, si è confidato, ha confidato anche e soprattutto il desiderio di raggiungere la Roma in questi giorni di mercato, dove la Juve premeva effettivamente per un'uscita e dove e quando di fatto è arrivata la proposta che ha convinto i bianconeri, che non si sono mai mossi da quella che era la richiesta principale, ossia 30 milioni di euro. 30 milioni di euro non facilmente raggiungibili, perché si parte da una base di 26 milioni che saranno cash, che arriveranno direttamente alla Juventus, poi due di bonus facilmente raggiungibili e anche altri due che possono arrivare nel corso di questi anni di Soulet alla Juventus, anni che però devono essere comunque insomma di livello importante per far scattare questo premio per i bianconeri. Dunque non è tutto facile, non è tutto semplice, ma è tutto definito, e Soulet arriverà nella capitale questa sera per effettuare poi soltanto domattina le visite mediche con la Roma. C'è già in realtà una data per il suo debutto in giallorosso e potrebbe essere la giornata di sabato. De Rossi ha un'idea abbastanza chiara di quello che sarà Soulet per la Roma, ha parlato di Dybala falso 9, ha parlato di una collocazione tattica definita sugli esterni per l'argentino, e magari probabilmente con anche le difficoltà fisiche dello stesso Dybala potrebbe andare a prendere quel posto di Paolo sia in questa stagione sia soprattutto nelle prossime. Juve che saluta sicuramente a malincuore Soulet, ma non si dispera. Uno, perché Soulet, come abbiamo scritto più volte sul bianconero, di fatto è sempre stata una promessa per la Juventus, ma una promessa mai realmente mantenuta, ma perché non ci sono state le condizioni per mantenerla, perché Soulet è esploso l'anno scorso ma in maglia Frosinone, anche quando Allegri gli ha dato determinate occasioni anche importanti, di fatto non ha trovato poi quella continuità che ci si aspettava. C'erano tanti alibi, il più grosso era naturalmente legato all'età, ma Soulet da questo punto di vista ha tutto il tempo per rifarsi e per farsi un nome nel calcio europeo, ed è questa forse la più grande ambizione del giocatore in questo momento. Ci leghiamo a Soulet anche per parlare della situazione esterni in casa Juve, perché inevitabilmente con un'uscita la Juve segnala sempre poi un'eventuale entrata. Detto che i soldi di Soulet aiuteranno ad aprire un po' di spiragli per Theon Kopmeiners, c'è da dire che sugli esterni la Juve cerca ancora una volta un giocatore possibilmente in prestito. Si è parlato di Sancho, si parla tanto anche di Adeyemi, ma è una situazione che la Juve punta a definire nel minor tempo possibile per consegnare a Thiago Motta l'esterno titolare, soprattutto a destra. Restano tanti nomi per i bianconeri ancora in bilico, ancora in ballo, ancora possibili. Su tutti resta quello di Domenico Berardi,
che potrebbe arrivare con prezzo di saldo, ma è una questione anche di tempistiche, magari a fine agosto sarà molto più semplice, e resta appunto quello di Karim Adeyemi, che costa tanto, costa oltre 40 milioni di euro e costa insomma soprattutto troppo per questo momento per le casse della Juventus. Situazioni che si andranno a definire nel corso dei prossimi giorni. Cristiano Giuntoli e Pompilio sono tornati alla base della Continassa, con loro naturalmente anche Stefano Stefanelli, quindi la dirigenza al gran completo, che sta lavorando molto molto davvero, come abbiamo visto tra l'altro anche in Germania. E la situazione che abbiamo sempre più volte ripetuto è che dopo queste cessioni probabilmente si stapperà il mercato in entrate. Il prossimo nome inevitabilmente sarà quello di Todibo, un nome che la Juve di fatto ha già definito sia nel trovare l'accordo per l'ingaggio con il giocatore, sia nel proporre insomma condizioni favorevoli per lo stesso Nizza. Si andrà molto probabilmente con un prestito oneroso, con un obbligo di riscatto comunque molto alto, perché sotto i 35 milioni la Juve non può andare, dato che il Nizza ha rifiutato anche un'offerta simile dal West Ham. E sono appunto situazioni che in questo momento per la Juve rappresentano le priorità, a differenza ad esempio del vice Vlahovic, a differenza del terzino a destra. Quindi da questo punto di vista si procede per gradi, e si procede sicuramente molto in ordine. Questa è proprio la sensazione che ha dato Cristiano Giuntoli in queste settimane, in questi giorni di mercato. Cioè la Juve lavora su una situazione per poi passare a un'altra. Non ha paura del tempo che scorre, non può averne, anche se agosto è davvero dietro l'angolo, anche se Juve Como è dietro l'angolo, perché il 19 si parte, si inizia con la Serie A, e sarà praticamente impossibile avere la squadra già dei sogni di Thiago Motta. Lo stesso Thiago Motta però è stato anche molto chiaro da questo punto di vista: lui si aspetta una squadra forte, anzi sa che sarà una squadra forte quella che allenerà nella prossima stagione. Da questi tasselli, da questo puzzle che si va a completare, passa anche la possibilità economica della Juve di andare a prendere giocatori forti, ma soprattutto funzionali per l'allenatore italo-brasiliano. Insomma, avete visto anche e soprattutto le immagini di Soulé, non ha voluto parlarci, però il saluto ai tifosi bianconeri non è mancato. Anche se non ha risposto alla domanda, sappiamo che è felicissimo di andare alla Roma, di ritrovare amici come Paulo Dybala, come Leandro Paredes, che sicuramente avranno avuto il loro peso molto più che specifico all'interno delle dinamiche di questo mercato di Soulé, che non ha mai aperto di fatto alla proposta estera, perché voleva sicuramente fare uno step in avanti rispetto all'annata al Frosinone, quindi non sarebbe mai andato in una squadra insomma che lottava per la salvezza. Però la Roma l'ha vissuta come giusto mezzo, come alternativa fattibile alla permanenza alla Juve, che per un certo punto insomma si vociferava anche dell'interesse di Thiago Motta nei suoi confronti. Di fatto il giocatore poi è partito con la Juventus in direzione Germania. Sappiamo però che poi le dinamiche del mercato hanno un peso sicuramente più elevato, così come ha avuto un peso elevato la necessità della Juventus di ricavare soldi, ricavare risorse per poi partire con l'assalto agli ingressi. Ripetiamo, stasera Soulé arriva a Roma, sarà sicuramente accolto da tanti tifosi, da una delegazione della dirigenza giallorossa. Domani poi le visite mediche, si metterà subito a disposizione di Daniele De Rossi, che ha avuto anche lui un peso molto importante nella decisione di Mati Soulé. L'abbiamo visto sorridente, vi abbiamo mostrato tutte le immagini, e soprattutto gli auguriamo un grosso in bocca al lupo, tranne magari la terza giornata quando ci sarà Juventus-Roma. Però è chiaro che parte un ragazzo cresciuto nella cantera bianconera, che ha fatto una trafila importante con la Juventus, che non ha mai avuto però l'occasione di imporsi in bianconero, un po' per le dinamiche, un po' per il tempismo, un po' per il momento storico che ha vissuto la Juventus. Di sicuro le qualità per sfondare le ha tutte. Un saluto da Cristiano Colli.